Cosa ci spariamo questa sera? Leone. Chissà, ma la mamma riuscirà a piangere anche stasera? No, vabbè, Chiara, è iniziato da 5. Ho capito, amore, ma non puoi piangere, è iniziato da 3 secondi. Ma come? Ciao guys, visto che ho l'armadio più incasinato di sempre, sto cercando di fare un po' di decluttering e mettere un po' di cose in vendita sull'app di Wallapop. Questa è l'app di Wallapop, questo è il mio profilo su cui io e il mio team abbiamo caricato alcuni accessori, alcuni vestiti, ma anche candele e accessori per la casa. Nelle prossime settimane caricherò molti altri accessori e capi d'abbigliamento. Potete seguire il mio profilo o scaricare anche voi l'app e crearvi anche voi un profilo per liberarvi di tutti i vestiti o accessori che non utilizzate più. Ci tengo a dirvi che l'intero ricavato di queste vendite verrà devoluto all'Ollus Ospedale Buzzi di Milano e in particolare al reparto di terapia intensiva neonatale, e a questa cifra io aggiungerò 20.000 euro per comprare uno o più incubatrici per salvare delle vite di bambini che nascono prematuramente. Quindi bello liberarsi l'armadio facendo anche del bene. The cutest Chiara Ferragni pyjamas have arrived. This is the little romper. And they always come in these amazing boxes. And here is the other one. So amazing. Look how cute. Ci troviamo in presenza dell'outfit definitivo. Ciabattine marsupio, cavo che spunta dalla tasca del caricatore del telefono e cappello di un giorno in pretura. Ta-da! La scomunica del Vaticano. Oh! In Vaticano, se ascoltate il mio prossimo disco c'è tutto quello che... Raga, allora, puntata di oggi di Muschio da vedere assolutamente. È una delle mie preferite in assoluto. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Il concordato tra il Vaticano e lo Stato italiano. Abbiamo parlato di un momento in cui il Vaticano e il Papa hanno minacciato di andarsene dall'Italia per la statua di Giordano Bruno, e sfortunatamente non ha mantenuto la promessa. Ho detto sfortunatamente, non volevo dire sfortunatamente, scusatemi. Puntatona, andate a vederla. Anche di quando Mussolini era un ateo e ogni volta metteva un orologio sul tavolo e diceva: se Dio esiste, che mi fulmini nei prossimi 5 minuti. Spoiler, non l'ha mai fulminato. Allora ragazzi, mi è arrivata la box che Grinati ti invia quando inizi il percorso di allenamento. Questa box ti arriva quando fai l'iscrizione e all'interno potrete trovare cardiofrequenzimetro, maglietta bio, salvietta, borraccia, le scarpette, i semi della piantina che segue i tuoi obiettivi fissati con il nutrizionista e il personal trainer, la terra per la piantina e lo spruzzino per annaffiare. Vi lascio il link qua dove potrete iscrivervi, fare una prova contattando il supervisor, il nutrizionista e il personal trainer dedicato. Ciao!